Secondo me è una figura interessante per vari motivi che spesso viene sottovalutata. Innanzitutto definiamo chi è l'Amazon Account Manager, Alde. Cioè, per noi intendiamo Amazon Account Manager quella persona che prende in carico un'azienda di gestire l'account Amazon. Questo Esatto. significa che la persona si prende in carico di creare le pagine prodotto, quindi di gestire l'aspetto relativo alla creazione delle foto, di gestire l'aspetto del marketing relativo al lancio del prodotto, relativo all'interno di Amazon, gestisce il budget pubblicitario dell'azienda, gestisce quindi l'approvvigionamento delle materie prime per quanto riguarda la logistica di Amazon, gestisce quindi l'aspetto anche della profittabilità dell'account in se stesso. Quindi è una figura piuttosto complessa, anzi mi dimenticavo l'altro aspetto, gestisce anche l'aspetto amministrativo dell'account perché deve guidare anche l'azienda e l'interno dell'azienda, il reparto amministrativo su queste questioni perché come sapete Amazon, il mondo online viaggia a una velocità, invece il mondo offline viaggia a un'altra velocità e spesso il mondo online cozza con quelli che sono i processi aziendali interni. Quindi faccio un esempio classico. Se a livello aziendale noi per ogni vendita online mettiamo lo scontrino, anche se non si potrebbe anche non fare, questo tipo di procedura crea un lavoro, una mole di lavoro nettamente superiore a quello che invece si potrebbe fare, che è ad esempio attivare il servizio IVA su Amazon, ad esempio ottenere un registro di corrispettivi e tanto altro. Infatti, la figura che noi intendiamo dell'account manager ha anche questa funzione, quella di innovare, di portare un'innovazione all'interno dell'aspetto aziendale. Questa figura, vediamo proprio in maniera concreta, giusto Alden, che è una Giusto. figura parecchio richiesta perché comunque il canale distributivo di Amazon sta crescendo a dismisura, infatti lo si vede letteralmente che molti acquisti passano da lì, si vede come il flusso dei trasporti, direttamente le società che sono collegate al trasporto diventano sempre più grandi, i mezzi che attraversano l'Italia dal nord al sud per delle statistiche date direttamente dagli spedizionieri aumentano giorno per giorno, quindi questo aumentare del mercato di Amazon aumenta anche l'esigenza delle società di avere una figura interna che si possa occupare di questo, Sì. si possa occupare quindi di tutta l'aspetto aziendale. Esatto, sappiamo che ci sono sempre più aziende che magari producono o già commercializzano offline o addirittura anche online, no? Col suo Esatto. piccolo e-commerce e che si vogliono avvicinare ad Amazon proprio perché si rendono conto che come canale di vendita è molto profittevole e anche molto che si sta allargando molto, quindi Esatto. stanno vedendo le opportunità e decidono di avvicinarsi. E lo sappiamo, è complesso, il mondo di Amazon è Esatto. complesso, quindi molte di queste aziende non hanno o il tempo o la risorsa e onde ottenere risultati prima, Sì. diciamo, no? Preferiscono di assumere una figura che conosca già Amazon, Esatto, come esatto, gestire un account esatto. Amazon. Infatti, proprio la cosa concreta che vediamo è che le imprese cercano o dei liberi professionisti su cui possono appoggiarsi, dei liberi professionisti esterni che gestiscono il loro account con un compenso in parte fisso, in parte a percentuale, quindi in parte anche a risultati. O addirittura alcune imprese proprio decidono di assumere direttamente quelle un po' più strutturate, quelle un po' più grandi, queste figure affinché possano focalizzarsi sulla crescita del loro account e possano quindi portare online la società. L'aspetto che abbiamo visto in maniera concreta è che, per esempio, molte persone che vogliono iniziare la vendita su Amazon, uno degli aspetti, quelli più duri, insomma, è il fatto della capitale, la quantità di capitale che uno deve mettere a disposizione, deve investire per poter partire con le vendite su Amazon. E,
Ebbene, questo può essere veramente un deterrente, quindi una persona che magari, voi che anche ci state ascoltando in generale, ha voglia di fare qualcosa in più nella vita, magari crearsi un secondo lavoro o uscire dal lavoro dove lavora, oppure diventare un libero professionista, comunque formarsi in maniera diversa. Abbiamo visto appunto che il capitale è un deterrente per poter iniziare a vendere su Amazon. Non tutti ce l'hanno, alcuni addirittura, cioè, mi dicono: guarda, lo dico sinceramente, guarda, sono disoccupato, ho 3 figli a carico, ho questo capitale a disposizione per poter partire con la vendita su Amazon. Io in primis il primo, ragazzi, che vi dico: se siete in questa situazione qui, stop, non investite gli ultimi risparmi nella vendita su Amazon, soprattutto se non avete le competenze, perché sarebbe come, ve lo dico sinceramente, come giocare alla lotteria. La lotteria può andarvi bene, può andarvi male. Invece, nel pensare di, ok, mi professionalizzo, giusto Aldi? Mi professionalizzo. Mi creo una nuova figura che adesso sta andando, e poi mi approccio all'impresa e dico: guarda che io riesco a vendere i tuoi prodotti su Amazon, questa è completamente diversa la situazione. E l'investimento iniziale è nettamente inferiore, perché poi, ad esempio, aprite un piccolo account per fare dei test, ad esempio, su vendere piccoli prodotti, e dopo tramite quello ti puoi trovare delle partnership a livello locale che ti permettano di crescere anche te come account manager in primis, giusto? Giusto, esattamente. All'inizio, come stavi dicendo proprio adesso, all'inizio, per trovare, diciamo, una volta che decide di prendere questa strada di diventare account manager, e sei proprio all'inizio e non hai il capitale da investire nel tuo proprio business e quindi decide di approcciare sull'account manager, bisogna trovare il primo cliente. Esatto. E queste sarà una delle cose che vedremo nel corso. Per trovare il primo cliente, Mattia, ci sono diverse strategie, sì, diciamo. Sì, esatto. Beh, per trovare il primo cliente come account manager può essere facile, può essere difficile, questo dipende dal tuo network, dipende dalle conoscenze che hai e da vari aspetti, perché comunque ti potresti semplicemente basare su le conoscenze a livello personale, magari un amico che ha un negozio, e quindi dall'amico che ha il primo negozio inizi poi mettere le mani sull'account, trovare delle soluzioni, creare i primi fatturati, poi tramite questo primo case study tuo poi puoi scalare con altri case study magari più importanti. Poi sì. Questo per esempio è un metodo per chi si trova in una situazione di difficoltà economica, innanzitutto che ha poco capitale per iniziare, sicuramente mettersi a comprare magari 10.000 euro di prodotti dalla Cina, importarli e venderli non è la soluzione più adatta, non è la soluzione che assolutamente consigliamo noi. Se vuole, la soluzione innanzitutto che gli consigliamo a quella persona lì è quella di partire nel studiare, eventualmente farsi la pratica anche attraverso un account che può provenire per esempio da un account di un amico, di una persona, pensate a un amico, un negoziante, un piccolo imprenditore, un artigiano che non venderebbe su Amazon, ma voi gli proponete che volete vendere i suoi prodotti online, magari in cambio di una percentuale, questo amico sicuramente difficilmente vi dirà di no, perché comunque voi potete mettere l'energia, il lavoro, lui metterà il capitale che ha già investito fermo nel negozio oppure nelle attività artigianali che ha, e in questo modo qua si crea una specie di connubio tra voi e loro che sicuramente vi permetterà di ottenere dei risultati. Sì, ok. Un'altra possibilità, Mattia, sono le persone che hanno già il suo account, che fatturano anche, che l'account che sta andando bene, però esatto, comunque decidono di prendere anche questa strada per avere più entrate, più risorse economiche. Una oltre diversificazione delle risorse dell'investimento, perché sì, soprattutto chi inizia ha gran parte del proprio capitale, sì, fermo, tra virgolette fermo, che sta ruotando all'interno di Amazon, sì, ovviamente. E
modo per poter anche diversificare l'entrata, sì, è quello appunto di diventare parte e dedicarsi al proprio account, ma il proprio piccolo account che fa 100.000 euro all'anno, ipotesi 100-150.000 euro all'anno, e parte dedicarsi all'avere una partnership con un imprenditore e far mm-hmm. crescere il suo account. Sì. E questo non lo dobbiamo vedere soltanto come un qualcosa che ti darà più soldi o più capitale, ma anche vederlo come un'esperienza e anche sì. come un modo per imparare e aumentare la velocità per poter imparare tutti gli argomenti che riguardano ad Amazon, perché gestendo un account di una società o di un negozio hai sicuramente più possibilità anche di imparare nuove cose piuttosto che col tuo proprio account. Prendiamo un esempio, no? Io potrei avere un account senza essere registrato, col brand registrato, sì. E io prendendo in mano un account di una società con un brand registrato, quindi sicuramente dovrei fare altre cose con Amazon che non avrò l'opportunità di farlo con il mio account. A breve, assolutamente. Esatto, questo. A breve, esatto. Come sì, potrebbe sì, essere, per esempio, una società, se inizia ad essere una società di una certa importanza, anche il fatto di spingere direttamente, spostarsi direttamente a livello europeo, gestendo il pane europeo, a livello sì. americano, magari il tuo account che il tuo magazzino, le tue capacità comunque economiche ti permettono comunque di avere un buon account, ma italiano, ma solo italiano, ma non estero, la società magari ha più capitale, quindi riesce a sostenere già sì. la fase di startup anche nei paesi europei. Sì, e sì, quindi sì. Puoi direttamente andare a te all'estero, gestire questi aspetti che magari dall'ambito imprenditoriale l'imprenditore spinge perché ci siano, appunto, perché è la visione, vuole raggiungerli nel breve tempo possibile, invece sì. per te ne raggiungeresti magari dopo 2 anni per sì. avere un percorso naturale completo. Sì, tu dicevi prima una cosa molto importante, che è costruirsi dei case study. Esatto. Quindi tu facendo questa attività di account manager devi assolutamente cercare di appunto costruirti i tuoi case study, il tuo curriculum. Da utilizzare e da arricchire man mano che appunto prendi in mano e ti evolvi con questa attività, che sicuramente oltre alle cose che imparerai, che non te le toglie nessuno mai, esatto. Sono cose che potresti utilizzare in futuro per il tuo benessere. Esatto. È perché, quindi avete capito il perché noi riteniamo che questa figura sia molto importante, e riteniamo che sia molto importante che voi possiate prendere in considerazione, soprattutto se siete dei piccoli liberi professionisti, dei dipendenti che vogliono fare qualcos'altro in più nella vita, persone che magari non hanno un capitale per poter investire in questo tipo di attività. Questa figura può essere veramente interessante, perché può dare delle soddisfazioni anche sul piano economico, perché comunque sì. Bisogna tenere in considerazione che è sempre una parte di un fisso, più un variabile. Se siete bravi, il variabile vi può dare quello spritz, quell'in più che magari un lavoro dipendente non l'avreste, sì. Assolutamente, questo è un aspetto importantissimo da tenere sì. in considerazione. Se ti è piaciuto questo video, metti mi piace e condividilo con i tuoi amici. Se vuoi rimanere aggiornato, iscriviti al canale, e se vuoi interagire con noi, clicca il tasto qui sotto e iscriviti al nostro gruppo riservato. Ciao, ciao. Al prossimo video!